spiriti potenti. Ciao a tutti, oggi a Dillo a Telepavia si parla della festa più tenebrosa dell'anno. Naturalmente stiamo parlando di Halloween 2010. Sarà questo weekend e allora vogliamo sapere: è una festa che voi pavesi sentite o forse è un po' troppo un'americanata? Non lo so, ma sarà una puntata da farvi morire dalla paura. Dillo a Telepavia. Sì, sì. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Cosa fate questo weekend per Halloween? Niente. Non lo so. Non faccio niente. Noi a Halloween? Beh, quello che facciamo sempre. Tentare di conquistare il mondo. Esatto. Ci va a ballare, ci travestiamo, ci divertiamo. Lui è il DJ. Lui è il DJ. A caso. Sì. Cosa avete in programma? Andiamo a Piacenza. Non lo so. Facciamo qualcosa anche domenica. No, io non lo festeggio, no. No, guardi, io no, grazie. Niente. No, io no, mi fa troppo schifo. No, non mi piace. No, non credo. No, non... noi siamo ancora di quella generazione che festeggiava i morti, i santi. Halloween non ce l'hanno proprio trapiantato come una festa nostra, ecco. Sì, a Madrid. Oh. Sarò in montagna a sciare, quindi al massimo mi metto una maschera in montagna mentre scio. Io festeggio cena. Oh, bravo. Niente, non lo so, io non lo festeggio personalmente. Mi fa un po' senso vedere tutte quelle zucche lì, mezze... No. Boh? No, pensate no. Come pensate no? Pensate no. Ma perché? So. Non lo so. Non lo so. Festeggiamo ogni tanto a casa. In realtà no, non molto. Dipende dalle occasioni, diciamo. No, non mi piace come festa. Certo. Ah, bravo, che fai? Me ne vado a Milano. Io sono in India a Halloween, a dire la verità. Ma non saprei, sinceramente. Sei vivo? Sì, sì, sì. È vivo, sei ripreso bene. Sì. Se capita, sì. Se non capita, no. Io a casa. Io devo ancora decidere. Eccola. Come niente? Però lui si veste da suora, chiediglielo. Si festeggia, però noi siamo di Bergamo, non siamo di Pavia. Non credo. Che musica si mette ad Halloween? Halloween si mette... Che musica si mette ad Halloween? La solita che mettiamo sempre. Ma probabilmente sui giovani, non credo che possa riguardare quella della mia età. Quando è notte il lupo grida... Dillo a Telepavia. Si festeggia ancora Halloween in Italia? In Italia certo che si festeggia Halloween, certo. Lei... Mi chiedo quella ragazza là che ne sa molto più di me. Che scappa, avrà avuto paura. Penso di sì, però non festeggio io. No. Non è una festa italiana. Non penso che faccia parte molto della nostra tradizione, della nostra cultura. E quindi... No, non la sentiamo. No. È la festa dei giovani. Americano? Molto. Non italiano. Non è la nostra tradizione, mi spiace, io non la sento, per me è una cosa come se non ci fosse. Speriamo che riesca anche in Italia, è sempre un buon motivo per far festa. Concordo. Concordo, l'importante è fare festa. Seppur sono un insegnante, non sono tra le... No, non mi dice niente perché non è una festa italiana. La sentiamo, noi a Pavia festeggiamo tutti gli anni Halloween, ci sono un sacco di feste, si mascherano tutti. Si possono dire parolacce? Mi vesto da suora. Eh sì, perché ho trovato la fede. Quindi ho deciso di intraprendere la carriera ecclesiastica. Vabbè, mi diverto comunque. Ho già pronte le caramelle da dare ai bambini che mi vengono a suonare alla porta. Brutto lo stesso. Come sono brutto? Le proprie brut cookie. Ma no, diciamo di no. Insomma, può passare. Diciamo che può passare. Abbiamo tante quelle cose belle in Italia. C'hai ragione. Perché noi siamo in italiani, introduciamo sempre, bellissimo, sempre tantissime cose da tutti i popoli del mondo, come se non avessi nulla, e gli italiani hanno tanto. Tu a dolcetto, scherzetto, rispondi? Dolcetto. Scherzetto. E cioè, anche il dolcetto però. Dolcetto, allora, vabbè. Brava. Quello sì. Almeno quello questo. Quello sì, dai. Lasciamo perdere. Niente. Dolcetto, scherzetto. Niente mai fatto. Niente mai fatto. Ok, i pavesi sono un pochettino tristi.
E tu dove vai allora? A Milano. Buon Halloween e mandaci una cartolina, una zucca, uno scherzetto. Sì, sì, e poi mi dai l'indirizzo, te lo mando. Facciamo la buona Halloween, signora. E lascia né mie il dolcetto. No, nemmeno deve dare lei il dolcetto. Ah, ma io lo volevo da voi. Ma un tagliaunghie no? Un tagliaunghie, era finito, vendevano solo così. E dall'altra parte? All'altra parte, qui me le sono tagliate. Te le sei mangiate? Me le sono mangiate. A forza di fare così. E infatti mi sono graffiato. Lo scopriremo. Sto vivendo. Buon Halloween. Ciao. E ci credo che ti faccio paura. Una buona occasione per andare a ballare. E lui lo vestiamo da qualcosa o lei? Non lo so, non è mio. È suo. Tuo? No. È su- di chi è questo bambino? Ciao. Ciao. Buon Halloween. Grazie. Sì, eh? Divertite. Voi siete già pronti? No, tu no, noi sì. Come lui è vestito da Bebers. Da Bebers. Beh, comunque buon Halloween a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao. E allora, caro il mio Halloween, qui a Pavia non è che ti si festeggia troppo, eh? Eh sì, devo dire che insomma molte persone mi hanno detto no, Halloween noi quest'anno non lo festeggiamo, perché insomma in fondo poi è una tradizione molto più americana che italiana, ancor più che pavese. Soprattutto nei giovani però si riscontra una certa tendenza ad andare a ballare, a divertirsi, fare qualche festicciola un po' in tutto il territorio, sia a Pavia ma anche un po' in tutta la Lombardia. E d'altronde questa è una festa che piano piano prenderà sempre più piede e chissà che prima o poi, il giorno di Halloween, vedremo tutta la strada gremita di gente in maschera. Per adesso buon Halloween a tutti, dillo a Telepavia, alla prossima, ciao!